Sullo strappo della Santissima hanno esultato juniores promettenti come Andrea Piccolo, Samuele Rubino, Giulio Masotto e Alessandro Covi, solo per citarne alcuni. Ma quest'anno il trofeo Comune di Gussago, giunto alla 46esima edizione, non darà spazio agli juniores, bensì agli allievi e agli esordienti. Sono infatti i ragazzi classe 2005, 2006, 2007 e 2008 i protagonisti delle gare organizzate domenica 2 maggio dal GS Ronco di Patron Rudy Braghini, che ha disegnato per loro un tracciato davvero suggestivo. La salita della Santissima, infatti, è solo l'ultimo dei punti chiave di un percorso che prevede anche 3.000 metri di sterrato. Ma sicuramente sarà una gara selettiva, perché comunque la pioggia ha, diciamo, creato un po' di disagi e quindi ci sarà una selezione sicuramente, perché già il tracciato è piano ma tecnico. Poi sicuramente il tracciato creerà una selezione naturale e poi il finale, insomma, lo farà la salita, i 500 metri, la rampa finale. Nonostante, come tutti sappiamo, questo periodo negativo dove abbiamo perso purtroppo sponsor, abbiamo perso forza, però insomma la nostra forza è ancora una volta il gruppo, quindi ci siamo andati da fare come sempre e credo che riusciranno delle manifestazioni organizzate in modo esemplare come al solito. Quindi amici di Bici TV, benvenuti a Gussago e andiamo a rivivere nella nostra sintesi le emozioni della gara degli allievi disputata domenica mattina. 199 gli atleti al via, in rappresentanza di tutte le principali società lombarde, tra loro anche due donne junior, Rebecca Rigamonti ed Elisa Valtolini. Tra i nomi più attesi, i ragazzi che si sono già imposti nel corso della stagione, da Juan David Sierra a Simone Gualdi, passando per Angelo Monister, Matteo Fiorin, Milo Marcolli, il biker Davide Donati, dominatore tra le ruote grasse, e Nicola Stravella, campione italiano in carica nel ciclocross. Per loro 55 km e mezzo da percorrere, su un tracciato da ripetere 5 volte tra Gussago e Rodengo Saiano e che prevede, come anticipato, due passaggi sullo sterrato nella seconda parte di gara. Ragazzi, 5, 4, 3, 2, 1, via! In bocca al lupo ragazzi, buona gara! E divertitevi ragazzi, divertitevi davvero perché fate da sport stupendo. Buona gara veramente a tutti, a voi! I primi 20 km sono di assestamento, seppur ad alta velocità, ma solo con il fine di scremare un gruppo davvero numerosissimo. Cosa che accade anche per una brutta caduta che ha frazionato il plotone in più tronconi. Al 25esimo chilometro la situazione cambia. Dal plotone si sganciano Edoardo Maria Banfi dalla Biringhello e Simone Gualdi dalla Cene. Sui due si riporta pochi minuti più tardi anche Juan David Sierra. All'imbocco del primo tratto di sterrato, le tre lepri vantano solo una manciata di secondi sulla prima parte del gruppo. Ma proprio in questo momento l'armonia degli inseguitori si rompe. Ne approfittano gli attaccanti, che vedono dilatarsi il loro margine fino al minuto e che riescono a imboccare gli ultimi 500 metri di salita con una ventina di secondi di margine, anche grazie al sacrificio di Banfi, che si mette in testa a tirare per il proprio compagno di squadra.
E sulla salita finale sale in cattedra il campione lombardo Juan David Sierra, di cui ci gustiamo l'arrivo. È quella del campione regionale che si volta ed è Sierra! Bravo! Guardi! Si inverte l'arrivo di ieri ai laghi. Si inverte l'arrivo di ieri ai laghi. Bravi! Alle spalle del vincitore chiude Gualdi, con Angelo Monister, terzo e primo del gruppo inseguitore. Quarto Milo Marcolli, dalla Busto Garolfo, con il generoso Edoardo Maria Banfi, quinto. E ora andiamo ad ascoltare le opinioni dei protagonisti della giornata e del sindaco di Gussago, Giovanni Coccoli. Sì, è stata caratterizzata dai due tratti di sterrato, che però per fortuna li abbiamo fatti soltanto in tre, quindi siamo riusciti ad andare, diciamo, più tranquilli e non dover fare la guerra davanti. Siamo riusciti ad andare appunto via in tre, prima c'era via soltanto due, il mio compagno e Gualdi. Sono riuscito a rientrare dentro perché sapevo che Gualdi poteva battere il mio compagno perché in un grande stato di forma. E niente, all'arrivo sull'ultimo tratto di strada che saliva, ai 300 metri, sono riuscito a fare la menata e arrivare. La dedica va a tutto il Biringhello che ci sta aiutando tantissimo a tenerci uniti come squadra, dato che non siamo tutti vicini. Ai miei due direttori sportivi, Enrico Meda e Paolo Carnovali, e al presidente Pietro Cacciamani. Penso che due parole debbano essere spese anche per il tuo compagno Edoardo Maria Banfi. Sì, sì, soprattutto lui, cioè la gara l'ho vinta quasi grazie a lui, perché il gruppo dietro stava rientrando, se dall'ultimo chilometro la salita non avesse tirato probabilmente sarebbero rientrati e sarebbe successa un'altra gara. Quindi la dedico anche a lui la gara. Sono molto soddisfatto di come si è sviluppata la gara. Diciamo che non è stato semplice perché il percorso è stato caratterizzato dai due tratti di sterrato da ripetere due volte. Siamo stati in fuga per diversi chilometri io e i due atleti della Biringhello. Siamo andati sempre regolari, ce la siamo giocata sullo strappo e sono comunque contento del secondo posto che ho ottenuto. Fin dall'inizio stagione i risultati che arrivavano erano comunque buoni, poi a Roma si può dire che mi sono sbloccato e adesso col proseguo della stagione vedremo come andrà. Allora, è stata una gara molto complicata, era scatti contro scatti. Al secondo giro, dopo il mio contropiede, sono scattati anche loro in contropiede questo terzetto Sierra, Banfi e Gualdi. Hanno collaborato molto bene, noi dietro non mancava la collaborazione della maggior parte dei componenti del gruppo. È stata molto difficile i tratti di sterrato perché con l'accelerazione dell'ultimo giro si sono sentite. In salita ero sulle ruote giuste, sono riuscito a uscire gli ultimi metri, peccato che mancavano ancora pochi metri a riprendere i fuggitivi. Davvero una grande gioia oggi, a distanza di 2 anni, perché l'ultimo il trofeo, il 45esimo, è stato corso nel 2019. L'anno scorso purtroppo abbiamo dovuto saltare la gara. E quest'oggi davvero una grande gioia poter vedere gli atleti, se anche non i juniores, ma gli allievi e gli esordienti questo pomeriggio, ma è stato un grande momento di festa oltre che di sport, e credo che davvero i ragazzi in primis abbiano potuto vivere una giornata bellissima. E un grazie particolare alla GS Ronco per l'organizzazione, perché davvero, se già era complesso organizzare una corsa in tempi normali, con le restrizioni del Covid è diventato ancora più impegnativo, quindi un grande applauso va a loro, è andato tutto bene, quindi davvero una grande gioia poter ritrovare il ciclismo qui a Gussago.